penso un po' a tutti i colleghi, però a me in particolare è la cosa che mi piace fare di più. Che ti piace fare di più? Quindi hai fatto sia i corsi di marketing che quelli motivazionali, un po', insomma, diciamo, di tutto quello che offre il panorama per i parrucchieri, che solo voi parrucchieri e noi che lavoriamo nel mondo dei parrucchieri sappiamo quanti corsi fate e quanti se ne potrebbero fare tra tecnici e di marketing e motivazionali. Questa è una categoria che fa tanti, tanti corsi. Ho partecipato anch'io. Tu, domanda, cosa che non so, tu la prima volta che mi hai conosciuto, quando è stato? Durante il Covid? Prima del Covid? In un corso? Dov'è che mi hai visto? Online? Dove mi hai visto la prima volta? Ma io ti seguivo da un po' di tempo. Però pensavo fosse la solita cosa, perché comunque online c'è di tutto, no? Quindi online vedevi i miei video? Però come seguivo... I miei video hai visto tu? Dai video, dai video mi hai conosciuto? Sì, sì, dai video, soprattutto le dirette. Comunque ti seguivo, perché era interessante tutto quello che dicevi. Però siccome seguivo altri, non mi andava di mettere troppa carne al fuoco, anche per non confondermi io. E quindi ho preferito continuare questo percorso che comunque a me ha dato abbastanza. Io non rinnego ciò che ho fatto con loro, assolutamente. No, se non rinneghiamo niente, però... non facciamo nomi. Anzi, a proposito... ci tengo a... Ci tieni? Ci tieni? Ci tengo a specificarlo, okay. Questo, no? Ok. E diciamo pure che... non so se era quel periodo quando mi hai conosciuto, alle prime dirette in cui partecipavi non eri neanche tra quegli ascoltatori affezionati che scrivono cose carine. Ti ho massacrato, ti ho... Sì. Dillo, vai. Ti ho massacrato, ti ho veramente... Cercavo sempre un qualcosa per tirarti le frecciatine, per farti, tra virgolette, del male. Sì. Ti stavo sulle palle a prescindere, o era quello, com'era la questione? Qual era il tema? No, perché io poi mi sentivo, sai, quando tu fai un corso, lo fai per un po' di tempo, ti senti pure un po' esperto in materia, no?